Seconda lezione dedicata alla Costituzione italiana. Oggi vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche della Costituzione italiana, elaborata, scritta nel periodo costruente, dal 46 eh, al dicembre del 1947 ed entrata poi in vigore il primo gennaio del. 1948, vediamo insieme i caratteri della Costituzione italiana. Innanzitutto la Costituzione italiana è una Costituzione rigida. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una Costituzione che nei principi fondamentali dell'articolo 1 all'articolo 12 e nei diritti e doveri dell'articolo 13 all'articolo 54 non è modificabile edunque ha un respiro molto molto ampio anche molto profondo ed è dunque un patto che pone come immodificabili i principi di libertà di uguaglianza di giustizia che è che rappresento il nuovo corso della comunità politica italiana. In futuro sui principi fondamentali, sui diritti non ci si potrà più eh, togliere, non si potrà fare marcia indietro. Dunque è una Costituzione in questo senso rigida, e immodificabile nella sua portata di libertà, giustizia e uguaglianza, nel suo voler dare concretezza a un anelito di democrazia. E giustizia dopo appunto vent'anni di dittatura, dopo appunto leggi razziali, dopo la, la, la guerra mondiale, dopo la persecuzione appunto degli ebrei, dopo i bombardamenti eh, di, 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 di città, dopo il dramma dei prigionieri, dopo, no, la grande, dopo la grande anche violenza dei primi 50 anni del Novecento. I padri e le madri costruenti si immaginano una comunità futura che sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, democrazia, lavoro, parola, libertà di religione non, non, non si possa fare passi indietro, non si torna indietro. E questo è un punto eh, irrinunciabile di partenza eventualmente per altri ancora diritti, per altre libertà nel rispetto reciproco, ma su queste libertà non si torna indietro. L'articolo che invece regola le modifiche costituzionali è il 138 e sono dunque Possibili delle modifiche costituzionali per quanto riguarda l'architettura dello Stato, per quanto riguarda l'organizzazione del, 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 del potere politico, per quanto riguarda quella parte della Costituzione dedicata all'ordinamento dello Stato. E le modifiche, così come recita poi l'articolo 138, che è l'articolo che stabilisce come si possono poi modificare, dentro quali limiti, dentro quali procedure, modificare gli aspetti di costruzione. L'articolo 108 ci dice una cosa molto, molto anche qua chiara, che ci sono delle parti modificabili e delle parti non modificabili. L'iter per modificare la costruzione, la terza parte, la parte dell'ordinamento dello Stato, l'iter è è come quello di una legge ordinaria solo che serve appunto l'approvazione di entrambe le Camere come per la legge mora, eh, ordinaria ma con la maggioranza assoluta dunque ci deve essere la maggioranza assoluta della Camera, dei deputati e la maggioranza assoluta del Senato o dei senatori se eh, ottiene i due terzi la modifica costituzionale è eh, promulgata e immediatamente pubblicata ed entra in vigore se invece le due Camere ma i due rami dunque del Parlamento non licenziano con i due terzi del, dei voti questa modifica costituzionale essa può essere eh, soggetta a un referendum se è richiesto tutto ciò da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali italiani e in questo, in questo caso il referendum sarà valido a prescindere dal quorum non servirà il 50% più 1 dei consigli degli aventi diritto al voto. Dunque la maggioranza eh, semplice. Chi, chi andrà a votare stabilirà con un sì o con un no l'approvazione o meno di quella modifica costituzionale. Anche in questo caso c'è un'ulteriore garanzia contro presunti colpi di maggioranza, perché se servono i due terzi per modificare una Costituzione, i due terzi della Camera del Senato eh, è difficile che essa venga cambiata, cambiata a colpi di maggioranza. Una maggioranza può cambiarla, ma poi eh, una raccolta di elettori, di cittadine e cittadini può sottoporla al, al referendum o cinque consigli regionali possono sottoporla al referendum e dunque si richiederebbe in questo caso per avere una svolta autoritaria che nessun consiglio regionale sia in mano all'opposizione o che tutti i cittadini siano comunque d'accordo, invece se quella modifica non dovesse piacere una parte dei cittadini si può raccogliere le firme, devono essere vere e valide ovviamente, devono essere autentificate e, 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 e poi certificate, valutate nella loro validità e si va poi a un referendum, oppure deve essere appunto un referendum che richiesto da 5 consiglieri Regionali. Anche in questo caso, su base locale, su base eh, regionale si può intervenire per evitare dei colpi della maggioranza. Dunque, prima caratteristica è rigida. Seconda caratteristica è una. Mh, costituzione ovviamente pluralista si fonda sul principio del pluralismo e democrazia e pluralismo pluralismo delle idee ovviamente pluralismo delle opinioni pluralismo che viene declinato in tutti i modi pluralismo religioso, pluralismo razziale le razze non esistono ma fa un chiaro richiamo alla costituzione al divino di una discriminazione razziale pluralismo razziale, pluralismo religioso pluralismo politico c'è il limite dell'antifascismo cioè c'è un, un limite alla riorganizzazione del progetto fascista e poi alla, alla diffusione di un progetto fascista, ma poi c'è il pluralismo dentro la democrazia, il pluralismo democratico: dunque pluralismo religioso, razziale, politico, pluralismo di opinioni, il pluralismo all'interno della libertà di stampa, il pluralismo all'interno dell'insegnamento, pluralismo dunque dei partiti, è una repubblica, è una democrazia plurale, pluralismo visto come ricchezza, pluralismo visto come ovviamente ehm, crescita, pluralismo inteso ovviamente come, come ehm, alveo di una comunità autenticamente democratica. E dunque la nostra istituzione democratica, cosa vuol dire? Che ovviamente il potere appartiene al popolo, Cosa vuol dire? Che la sovranità appartiene al popolo, che la eserce dentro i limiti della legge, ma questa sovranità significa che ha la legittimità del potere sta nelle mani dei cittadini e delle cittadine e dunque che, che sono coinvolti nel processo democratico, democrazia come partecipazione dei cittadini e delle cittadine che dunque danno ai rappresentanti il mandato per poter governare una città, per poter governare una regione, per poter governare l'Italia, per essere dei rappresentanti in Parlamento, rappresentanti in regione, in circoscrizione, ma addirittura poi ovviamente il potere Popolo e dunque il sovrano perché manda dei delegati, dei rappresentanti in, in, in Parlamento. Certamente la delega non è revocabile perché non c'è un vincolo di mandato. Perché ogni parlamentare, entrando poi appunto in Parlamento, una volta eletto entrando in Parlamento, risponde di fronte alla Costituzione, alla legge e alla propria coscienza. Se decide dunque di cambiare partito, fazione, di appoggiare un governo, di sfiduciare un governo. Tutto ciò è possibile perché appartiene appunto alla sfera della sua eh, coscienza politica dentro e rispetto alla Costituzione e delle leggi. Dunque il cittadino nelle prossime elezioni potrà non votarlo o, 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 o votarlo nuovamente perché apprezza il suo cambiamento di idee o può appunto decidere di boicottarlo, di, di, di non votarlo più, di denunciare il suo passaggio politico, il suo cambiamento di schieramento nella democrazia della pluralità, nella democrazia appunto della, del, della rappresentanza, democrazia indiretta. Quella è appunto quella italiana, a parte i momenti del referendum, in diretta però è fondamentale che il richiamo ultimo o ciclico, o periodico ogni 4-5 anni, anni sia appunto nelle mani del, del, del popolo. Poi la democrazia. Presso l'Etal avrà degli organi di garanzia, ovviamente la Corte Costituzionale, ovviamente il Presidente della Repubblica, la Cassazione, il TAR, tutta una serie di soggetti che devono garantire che non ci sia l'abuso della legge, che ci sia il rispetto della legge, che ci sia l'equità della legge, dunque che la democrazia sia poi effettivamente fattuale, che la democrazia rappresentativa almeno rispetti tutte le regole formali della democrazia rappresentativa. E una democrazia rappresentativa, vi dicevo prima, con degli elementi di democrazia diretta quali i referenzi. Referendum. Dunque l'iniziativa legislativa è popolare soltanto attraverso il referendum, altrimenti è indiretta. È popolare diretta attraverso un referendum popolare indiretta attraverso ovviamente, il Parlamento. I referendum in Italia sono abrogativi, cioè bisogna ehm, raccogliere le firme, 500.000 firme vere e valide, 500.000 firme e poi si va al referendum che deve in questo caso ottenere il quorum, cioè deve votare il 50% più uno degli eventi di diritto al voto e se la legge... Che viene sottoposta a referendum viene approvata o bocciata, essa rimarrà in vigore o dovrà appunto decadere. Il Parlamento dovrà prendersi l'onore soprattutto l'onore di cambiarla. I più celebri, chiaramente referendum nella eh, storia d'Italia furono quelli del divorzio, quelli dell'aborto e poi quelli per il cambiamento della legge elettorale negli anni 90, quelli per le, la depenalizzazione dell'uso personale delle droghe. Legge. Dunque, Costituzione rigida. Pluralista e democratica, democratica e la democrazia, ripeto, si fonda poi sul rispetto delle regole di tutti i cittadini e chiaramente dei delegati dei cittadini in primis, i rappresentanti dei cittadini devono ancora più essere mh, rispettosi. Del, del, della Costituzione in quanto ne sono dei eh, responsabili degli attuatori dei, 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 delle espressioni ovviamente eh, fertile feconde e fondamentali cioè non si può eh, pretendere che una democrazia funzioni se chiaramente i rappresentanti della democrazia sono appunto corrotti o sono appunto in atteggiamento di violazione formale e sostanziale della della Costituzione. Formale innanzitutto sul sostanziale ci torna una terza lezione, perché molti chiaramente articoli eh, possono essere violati o non rispettati, perché ovviamente la Costituzione è nei principi e nei fondamenti anche un indirizzo e un gioco aperto, dicevo nella scorsa lezione, bisogna cercare di realizzare quei principi, quei valori e quando non si realizzano è chiaro che bisogna andare a mettere in luce la non volontà di chi governa, di chi ci rappresenta, di, di non realizzarli. Questo spesso avviene, soprattutto per quanto concerne il lavoro, per quanto concerne l'uguaglianza, per quanto concerne appunto il rispetto dei diritti umani, può capitare che dei governi si muovono in direzione appunto opposta. Per fortuna poi ci sono altri organismi internazionali che ti possono anche richiamare, per quanto essi siano sempre più deboli o svuotati, come chiaramente le Nazioni Unite. Principio dunque di rigidità, principio di pluralismo, principio di democrazia. Dunque rigida e pluralista e democratica. Quarta caratteristica è personalista. Cosa vuol dire? Mette al centro la persona, mette al centro la persona umana, mette al centro l'individuo all'interno della comunità è una comunità al servizio dell'individuo l'individuo che si relaziona in ottica di rispetto nei confronti della comunità, ma personalista vuol dire che deve realizzare lo sviluppo della persona umana la matrice cristiana è qua fondamentale poi la matrice è anche socialista, la matrice no, che fa dell'uomo un soggetto che deve emanciparsi poi chiaramente come emanciparsi nel lavoro, nella famiglia, emanciparsi attraverso la scuola, sono tutti elementi tipici della nostra Costituzione, ma è personalista perché mette al centro la persona. La persona che è sempre un fine, non un mezzo, recuperando appunto l'immensa eh, prospettiva kantiana della critica della ragione pratica. Dunque, personalista, mette al centro la persona con le sue prospettive di sviluppo, di emancipazione, con le proprie prospettive di. di um, uh, di, di crescita, no? la persona deve trovarsi al centro dello sviluppo politico, sviluppo economico, sviluppo culturale e scientifico della, 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 della nazione, dunque personalista, l'individuo, la personalità umana e tutto. Bisogna far sì che un individuo possa realizzare se stesso, attraverso la scuola, attraverso il lavoro, non ci deve essere nulla di coercitivo, eh, ma tutte le leggi devono accompagnare la crescita delle persone. Quello che è coercitivo deve essere appunto mh, finalizzato eventualmente al rispetto della tutela della singola persona, della singola individualità. Allora, ehm, la, la coercizione è contro chi vuole il diritto della parola è perché devi garantire il diritto della parola. La coercizione mh, verso chi è violento, chi, chi picchia verso chi ruba la coercizione è per tutelare gli altri individui e le altre persone ovviamente dunque il potere si fa coercitivo per tutelare lo sviluppo della persona per non farla schiacciarla in un meccanismo culturale economico militare ehm, eh, oppure un meccanismo appunto di, di società di, di conflitto sociale che possano, possa minare di fatto lo sviluppo della persona umana dunque un equilibrio complessissimo è eh, quello della nostra costruzione perché ovviamente Tutela la persona, la propria emancipazione, la propria dignità, però la chiave che mi stavo dimenticando, significa però anche andare ad intervenire dove? Nei luoghi di esempio di lavoro, dove spesso la dignità no, viene meno, perché la precarietà, perché il basso salario, perché la disoccupazione. Non possono tutti questi fattori permettere chiaramente lo sviluppo della persona umana. Dunque i nostri governi, i nostri governanti, i nostri parlamentari, i nostri rappresentanti dobbiamo mettere al centro la persona umana nella sua interezza e passa la persona umana, ripeto, attraverso. Il salario attraverso la scuola, attraverso l'istruzione, attraverso la sanità, attraverso la sanità, se una persona si ammala, non è curata, viene in mente la sua dignità e la sua possibilità di ovviamente realizzarsi, di emanciparsi, di essere degnamente, degnamente in questa comunità, di vivere degnamente in questa comunità. Poi ovviamente è una costruzione laborista, laborista, perché all'articolo 1, come tutti voi sapete, recita che l'Italia è una repubblica democratica sul lavoro. Qua cosa vuol dire? Una repubblica socialista che deve garantire a tutti il lavoro? No, ovviamente, ma vuol dire che la democrazia cristiana e i socialisti e comunisti misero il centro del lavoro come, come, come emancipazione dell'uomo, come mezzo per emanciparsi individualmente, per emancipare anche la comunità, la collettività. Il lavoro non è soltanto chiaramente quello materiale, ma è quello anche intellettuale, anche quello appunto ehm, culturale. Tutto il lavoro deve contribuire alla realizzazione no, di una comunità di uomini, una comunità politica fondata sul benessere, che promu promuova il benessere. Il lavoro deve realizzare chiaramente una. Comunità in cui ci sia l'elemento giustizia, non c'è un elemento di capitalismo: prendi e, e, e fuggi, scappa, guadagna, fai profitto e te ne vai via, o lo fai attraverso lo sfruttamento, cose che poi in realtà avvengono, ma non c'è neanche un, uno Stato che deve obbligare a lavorare per poter realizzare i fini dello Stato. Il lavoro deve essere una, uno strumento per la comunità e per l'individuo, per l'individuo e la comunità, il lavoro per realizzare se stessi, per realizzare la propria persona, per. Per, per uscire dall'indigenza, per migliorare le proprie condizioni di vita, per migliorare le proprie condizioni sociali, ma al contempo un lavoro che sia anche no, utile per il benessere della comunità. Vale per il lavoratore dipendente, vale per il lavoratore autonomo, vale per chi compra il lavoro, l'imprenditore, il padrone, vale per chi lo dona. Il problema grande è che all'interno del capitalismo ovviamente eh, o all'interno del, dello statalismo ci sono dei soggetti più forti. Lo statalismo è lo Stato che può schiacciare, utilizzare, piegare il lavoro, si spera faccia il fine dello Stato e della comunità dell'individuo con rispetto di tumai, di salari e con addirittura la redistribuzione. Ma questo può anche non avvenire, dunque sullo stato tirannico, violento, che eh, precarizza, che eh, sfrutta, che rende il lavoro coercitivo e violento. Lo stesso dico se per il capitalismo, il capitalismo dovrebbe fondarsi su una Crescita eh, che porti avanti il discorso dell'imprenditore del padrone, dell'impresa privata e pubblica e del lavoratore. Questo dovrebbe essere una sostituzione perché si fa impresa al fine del benessere collettivo che passa attraverso il fine privato, ovviamente. Ma si fa impresa e c'è dunque la proprietà privata al fine di una comunità politica, non una proprietà privata egoistica e cinica solo per se stessi. Non c'è, ripeto, l'idea del capitalismo, della democrazia cristiana, il compromesso con i comunisti. Non c'è il capitolo del prendi di scappa, raffo, rubo come gli episodi no? ci raccontano anche degli ultimi eh, decenni di globalizzazione, il mercatone 1 è uno degli ultimi esempi del andare via, la Novi, anche aziende in, 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 in attivo ma che decidono di andare via delocalizzare, hanno avuto, uh, usufruito, avuto vantaggi dallo Stato, usufruito di, di condizioni economiche vantaggiose ma quando queste non bastano più perché ci sono delle altre più vantaggiose se ne vanno via lasciando sul territorio disoccupazione, povertà Depressione, si può arrivare poi fino al, al, al suicidio, o appunto malattie, detta dal fatto che non c'è più lavoro. Il lavoro emancipa l'uomo, ma un lavoro che deve essere non fruttato, non è solo un lavoro schiavo, è solo un lavoro di, 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 di dignità. È chiaro? Dunque, tra capitalismo e statalismo si deve giocare l'emancipazione la lavorativa, appunto, della persona all'interno della nostra bellissima costituzione. È una costituzione con degli elementi di di laicità sì è laica ma è parzialmente laica. Però ricordiamoci che l'articolo 7 si stabilisce comunque eh, il primato della religione cattolica attraverso la ratifica dei, dei patti lateranensi voluti da Brito Mussolini della Chiesa Cattolica nel 29, del febbraio del 1929. Questi patti lateranensi nell'84 furono revisati dal governo Craxi, si sono incluse all'interno del, delle agevolazioni, delle centralità altre religione cattolica, anche altre religioni, la religione ebraica, la religione poi protestante e si è poi equiparato. Di fatto, ad esempio a scuola negli anni successivi, la, la, uh, i diritti degli studenti che si avvalevano nella religione cattolica uh, ai diritti degli studenti che non si avvalevano nella religione cattolica, dunque si, si è superato l'obbligatorietà nelle scuole elementari e medie superiori della religione cattolica, equiparando appunto i diritti nel, nei crediti scolastici, equiparando appunto gli studenti certamente con un primato molto grande della chiesa cattolica ancora oggi che basti pensare per quanto concerne gli insegnanti di religione cattolica eh, eh, sceglie in parte chi può chi, chi, chi è in grado e abile di farlo e chi non è in grado cosa vuol dire che in un posto pubblico statale a cui si accede con concorso perché anche adesso devono essere laureati e fare un concorso di docenti di religione cattolica però devono avere con sé una lettera di accompagnamento diciamo un beneplacito del, del, del vescovo della diocesi dunque un concorso pubblico però con un avvallo del, di un'entità religiosa e eh, percependo però solo dello Stato. Questo è un annoso problema all'interno del, della scuola pubblica che, che riguarda tutte degli insegnanti di, 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 di religione e che dunque hanno un canale diverso rispetto agli altri per accedere a un lavoro pubblico. Qui ci sono ancora alcuni elementi non sempre tutte le scuole devono farlo chiaramente, attivano però i stessi percorsi per accedere al credito scolastico ehm, per tutti gli studenti. Cioè, chiaramente, avendo già eh, la regione cattolica hai tendenzialmente una crocetta, hai tendenzialmente uno dei criteri per accedere poi al bonus per passare di fascia per quanto riguarda le scuole superiori. Però devono averlo anche gli altri, e la maggior parte della scuola attiva, chiaramente occorre corso studio assistito, per poter garantire a tutti o alternative, l'accessibilità a questo, a questo credito, ovviamente. Dunque l'equiparazione è avvenuta lentamente. Dunque, quando nasce la Costituzione non ha questa eh, laicità, perché stabilisce una centralità della regione cattolica. Poi l'articolo 8 stabilisce che la regione non cattolica godranno appunto dei diritti di di, di, di libertà di espressione, di organizzazione sul territorio, però è laica parzialmente, anche perché molti oneri della Chiesa cattolica erano a carico del, dello Stato. Dunque il principio della libera chiesa in libero Stato è un principio liberal democratico che in Italia si è affermato in maniera più, 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 più lenta eh, intendiamoci è giusto che la Chiesa faccia politica, per me è un'organizzazione politica, religiosa, più che mai importante infatti la Chiesa è separata dallo Stato e lo Stato dalla Chiesa eventualmente un limite dei nostri parlamentari che su alcuni temi come appunto l'aborto, il divorzio, l'eutanasia serie ehm, di temi le droghe, si richiamano poi ai valori della, della cristianità e decidono no, di non Portare avanti le riforme di stampo liberale democratico o socialdemocratico perché pensano che eh, la loro morale cattolica gli indichi, appunto, altre cose. Ed è giusto così, ovviamente, ma non è che ce la c'è che li obbliga a votare così. Sono questi politici, tendenzialmente cattolici, animati da valori cattolici, e decidono di, appunto, non, non proseguire lungo queste riforme di magari di laicità. Nota, eh, non così secondaria. Molti di questi politici che sono poi contro magari la, la, la legge dell'aborto contro le droghe leggere, sono contro l'eutanasia, dunque mettono su degli ostacoli su delle riforme o delle leggi, sul, chiaramente qua l'eutanasia è molto complesso, l'ho semplificato diciamo, per capirci la, il tema della dolce morte, il non accanimento terapeutico, tutta una serie di soggetti che sono pro-life, eh, tutte le eh, pro femili in maniera netta, non sono poi pro-life o pro femili quando si parla di, di, di migranti, di marginali, di, 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 di soggetti soggetti sociali deboli che chiedono appunto di vivere attraverso appunto salario, attraverso una vita dignitosa, attraverso accoglienza, è un po' una contraddizione di termini, però chiaramente fa parte del grande gioco della politica. E ho detto quasi tutto: elementi di ambientalismo, di scienza universale ci sono. L'ambiente tutelato dunque dalla, dalla nazione, dalla comunità. E che questo è un aspetto molto, molto complesso. Non c'è il tema dell'ecologismo, non si può chiamare ecologista una soluzione. Si parla però di un richiamo all'ambiente. Ma siamo gli anni in cui l'ambientalismo non è il centro della, della riflessione politica. Perché il, al centro ci sono i temi del lavoro, il tema della giustizia, il tema della pace, il tema della guerra, il tema della persona, dell'emancipazione. La grande bomba ecologica, cominciò a scoppiare negli anni 60 e 70 attraverso uno sviluppo um... Eh, demografico innanzitutto una, una corsa al, al, all'utilizzo delle risorse come acqua, gas, petrolio, scriteriata, tra l'altro iniqua e con un livello di inquinamento per, um, per guerre, per riscaldamento, per produzione di cibo, per eh, trasporti, di automobili, ma soprattutto poi gli aerei cargo, i charter, le grandi navi cioè parliamo di problemi ambientali più recenti che sono affronti nuova dei diritti però la nostra posizione già richiamava tutti i del paesaggio, dell'ambiente e parlava anche di ricerca scientifica che deve essere al fine di tutta la popolazione di tutti i cittadini, non a uso esclusivamente privato ecco è sempre il tema della solidarietà della comunità ultimo elemento è una costruzione pacifista è una costruzione di pace si richiama alla pace articolo 11 l'Italia ripudia la guerra non l'Italia non piaciucchia la guerra l'Italia farà meno della guerra l'Italia ripudia la guerra e si pro... pro prof, eh, eh, impegna Profonde, proprio le proprie eh, iniziative per risolvere i conflitti attraverso la diplomazia e, e le organizzazioni internazionali. Dunque non c'è una centralità no, del ricorso alle armi, non c'è una centralità al conflitto. La guerra giusta è solo quella di difesa, il punto di partenza è questo, però questa guerra giusta che è solo guerra di difesa deve essere via in tutti i modi attraverso le, la, 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 la partecipazione alle organizzazioni internazionali, in primis le Nazioni Unite. Certamente qui nascono tantissimi problemi perché nel frattempo l'Italia entrerà nella NATO che è un'alleanza militare nord-atlantica e egemonia statunitense nell'intero del blocco della guerra fredda contro dunque il patto di Versailles, contro l'Est, contro il sismo reale però è vero che l'Italia non parteciperà a guerre fino alla prima guerra del Golfo dunque si è amparata del gennaio del 91, fino dunque alla... Alla crisi del Golfo, a Saddam Hussein che è da alleato di Stalin diventa nemico, l'Italia parteciperà soltanto prima delle missioni sotto la bandiera dell'ONU in Congo nel 1964 e fino agli anni '70 nel Libano, invece dal 90 in avanti l'Italia partecipa a più guerre. Ha violato il diritto all'articolo 11? Molti sostengono di sì. Io farei ancora una pressione molto netta: quando questo intervento militare è richiesto dalle Nazioni Unite ed è votato prima dal Parlamento, possiamo dire che con alcune forzature c'è comunque un richiamo. Rispetto alla Costituzione italiana, quando invece non c'è la Nazione Unita, ma te lo chiedono gli Stati Uniti, la Francia, te lo chiede la NATO un intervento militare di questo tipo è contro la Costituzione italiana. E ci aggiungo un'altra cosa: quando i governi entrano in guerra prima e poi chiedono al Parlamento dopo, sono una chiara violazione dell'articolo 11 della sovranità popolare perché prima c'è il Parlamento che è espressione della sovranità popolare e poi c'è il governo che è l'espressione di una parte del, parla del Parlamento, di una maggioranza del Parlamento. Ci hanno regalato una Costituzione rigida in modo tale che ci fossero dei pilastri molto forti su cui edificare la nostra comunità. Ce l'hanno regalata democratica, ce l'hanno regalata pluralista, ce l'hanno regalata appunto personalista come mettendo al centro l'individuo, ce l'hanno regalata laburista per fare del lavoro non sfruttato, non precarizzato, non umiliato, non sottopagato, lo sviluppo della persona umana, fare del lavoro uno strumento per potersi emancipare, per poter essere felici, perché il fine non è il lavoro, il lavoro è un mezzo per creare benessere, conto dunque benessere accumulato, privatistico e soltanto egoistico e cinico, ci hanno, fatto una, ci hanno regalato una costruzione con elementi ambientali, culturali e scientifici, hanno anche regalato l'articolo 11, unico in tutte le questioni del mondo, non c'è nessuna questione del mondo che parli direttamente di ripudio della guerra, ci hanno fatto questo regalo, tocca a noi no? lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti questo, questo dono. Di solito delle cose... Regalate tendiamo a usufruirne in maniera anche a volte eh, imprecisa, in maniera consumistica, tendiamo a, a, a trattarle male. Allora, ci hanno fatto un regalo con una precisazione, un regalo che deve diventare un nuovo regalo, cioè un regalo che noi possiamo fare ai nostri figli, ai nostri nipoti. Dunque, è un regalo dono, è un regalo dono prestito. È un regalo dono presto, è una cosa avuta in prestito. Abbiamo il dovere morale e politico di conservarla in maniera preziosa, per poi, a nostra volta, saperla donare come prestito alle nuove generazioni. Oggi pomeriggio con Pillole di Maturità, volume 3.